Uno dei quadri più famosi del mondo, il quarto stato di Pellizza da Volpedo, torna a casa, torna qui alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, il luogo per il quale in realtà era stato concepito, e quindi è un giorno molto particolare. Il Corriere della Sera per primo è arrivato qui e ha documentato anche con le immagini questo ritorno, e siamo con Aurora Scotti, storica dell'arte e forse possiamo dire la più grande esperta di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Un quadro famosissimo, abbiamo detto, queste persone che si incamminano proprio come una fiumana umana e vanno a chiedere dei diritti, ma insomma è stata un'elaborazione difficile a fine 800. Sì. Però qui c'è qualcosa di diverso, perché non è che si voglia descrivere una condizione del lavoro, ma è semmai la rivendicazione di dignità da parte dei lavoratori, naturalmente lavoratori di mano, ma anche, se noi pensiamo alla dignità del personaggio principale, che è quasi un pensatore, quindi in un certo senso si unisce la scienza moderna, la cultura classica, la volontà di partecipare alla vita sociale. Quindi questo credo che è quello che fa del Quarto Stato un'opera così onnicomprensiva e che ha fatto per un certo tempo, anche penso in tempi recenti, è diventato anche una bandiera anche della sinistra. Ecco, questo è importante perché nel 20 ci fu una sottoscrizione pubblica, come ricordava la professoressa, tra l'altro anche il Corriere della Sera fece spinse molto per quanto riguarda questo acquisto della cittadinanza. Il quadro poi a quel punto arrivò, se non sbaglio, andò al Castello Sforzesco in un primo momento. La Galleria d'Arte Moderna era al Castello Sforzesco allora, e io avevo sempre pensato che fosse stato messo nei depositi, invece no, era nella sala della Balla, dove allora era la Galleria d'Arte Moderna, e lì rimase finché fu traslato alla Galleria d'Arte Moderna attuale, insomma. E poi è passato al Museo del Novecento e adesso torna qui a casa. Il quadro torna in un luogo che al tempo stesso è un luogo di accoglienza, ma è anche un luogo che guarda anche oltre se stesso, perché se c'è un quadro che non può essere contenuto in un perimetro, nemmeno quello della sua cornice, è proprio il Quarto Stato, perché la prospettiva, il carattere dinamico sia della pittura sia del soggetto rappresentato suggeriscono un movimento, un incedere, qualche cosa che si estende idealmente sia ai lati del dipinto sia eventualmente nell'avanzamento delle figure alle quali viene voglia proprio di essere parte aggregata, di fare lo stesso percorso. Quadro che è diventato anche suo malgrado per gli utilizzi che ne sono stati fatti, cinematografici, per la sua straordinaria iconicità. Un quadro che sa dialogare, è nell'immaginario e quindi lo si ritrova. Paola Zatti, curatrice delle collezioni della Galleria Arte Moderna, insomma, innanzitutto è una grande emozione per chi lavora qui da tanti anni. Sì, è una grandissima emozione, una giornata molto bella perché era una giornata che aspettavamo da 10 anni, 10 anni che ci abbiamo impiegato per ridare a questo luogo un senso, una credibilità, attestarlo anche a livello internazionale. In un nuovo percorso creda ancora più forza, perché il mese scorso c'è stata un'altra bellissima acquisizione, cioè il comodato della grande maternità di Gaetano Previati. E allora questo ci consente di fare un discorso ancora più complesso e sofisticato sul significato di quest'opera all'interno dell'Ottocento e alla fine di un secolo molto ricco, e dentro il quale lui è nato, e forse lui lo chiude, forse no, forse apre il Novecento, ma non è questo che importa. L'importante è che è un dipinto che è potente non soltanto dal punto di vista iconografico, ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, per cui noi lo facciamo rivivere in quanto dipinto. Grazie.